Siamo nati per soffrire. Quello che dicevo un momento fa a Teresa. Le parole precise. Pure mio marito conosceva appena il povero Piero, eppure gli è dispiaciuto tanto. Grazie, grazie. Ma ha capito di morire? Mo. Povero Piero, se mi dovessero dire non è morto, è cieco, per me sarebbe meglio. Ah sì, tra morto e cieco io preferisco cieco. Lei preferisce morto o cieco? Io morto, e tu? Cieco. Signora Teresa. Qui è tutto lui. Eh già. Povero signor Piero. Già vista, grazie. Puoi venire di là un momento? Con permesso. Avete visto il cognato? E tenetelo d'occhio che non commetta qualche sciocchezza irrimediabile. A me fa paura con quel suo aspetto come inebetito. Beh, il suo aspetto abituale. Povera donna, rimasta sola. Ma sì, ha il fratello, i genitori, il cognato. Lo so, ma che vuole, genitori, fratelli e cognati non sono il marito. Beh, certo, certo. Scusateci, Teresa viene subito. È di là con sua madre. Dobbiamo telegrafare agli zii, ma con una certa forma. Ah beh, certo. Non possiamo telegrafare con brutale franchezza la notizia del decesso. Povera gente, debbono affrontare il viaggio e non sarebbe umano esporli allo strazio di farlo con l'angosciosa certezza. Ha ragione. Lei cosa consiglia di fare? Ah, come si usa in questi casi. Piero gravissimo, venite subito. Ma che sciocchezza! Tanto vale telegrafare Piero morto. Ma è per non allarmare. Ma benedetto uomo, e si sa che quando si telegrafa gravissimo vuol dire morto. Allora telegrafate Piero grave, è meno allarmante. Non mi pare. Capiranno che non vogliamo allarmarli con gravissimo e che Piero è proprio gravissimo, cioè morto. Allora telegrafate Piero non bene, venite subito. Ma le pare possibile? Uno che non sta bene in modo tale da richiedere l'immediata partenza dei suoi cari, vuol dire che è gravissimo. Siamo da capo. C'è da far morire di crepacuore quel poverino. E allora propongo... Piero non benissimo, venite subito. Ma vede, signor Ponzi, non è tanto il non bene, il non benissimo, l'indisposizione, quanto più il venite subito. È l'appello che toglie ogni valore all'eufemismo. Anzi, tanto maggiore sarà il contrasto tra la prima e la seconda frase, tanto più si allarmeranno. Ma certo, ma sfido chiunque a non allarmarsi se si vuol bene, telegrafando Piero bene o Piero discretamente, se seguito da venite subito. È giusto, è sulla seconda frase che bisogna puntare per evitare allarmi. D'altra parte dobbiamo farli venire per i funerali, non possiamo telegrafare Piero non bene, restate dove siete. Chiaro. E se invece di Piero gravissimo telegrafassimo Filippo gravissimo, venite subito. Ma che c'entra Filippo se è morto Piero? Perché così non si allarmerebbero. Non si allarmerebbero, ma non capirebbero nemmeno. Insomma, ma chi è sto Filippo? Cioè, no, per dire un nome qualsiasi. Del resto ci sarà pure qualche conoscente che si chiama Filippo, no? Direbbero che siamo impazziti. Ma che serve telegrafare che è morto uno sconosciuto se è morto Piero? Ti vuole entrare in testa?
Ma la notizia della morte di un ignoto Filippo non li allarmerebbe né tanto né poco. Al massimo direbbero, beh, è morto Filippo, pace all'anima sua. Ma no, non li credo così cinici. Ma del resto io sono convinto che loro non possano non provare per la fine di un loro simile quel minimo di umana pietà che non si nega nemmeno a un cane. Sì, ma non al punto di muoversi e venire qui. Ah già, è vero. Allora invertiamo le parti. Telegrafiamo che loro sono gravissimi e che Piero parte su. Ma povero ingenuo, ma lei pensa che una persona si allarmerebbe di meno sapendo che lei stessa è gravissima piuttosto che un altro sia pure molto caro? Ma dove sta con la testa? La salute viene prima di tutto. E poi sentendo solo comunicare per telegrafo, c'è da far pigliare un accidente al destinatario. Sei proprio assurdo, Marco. A volte sarei tentata di avviare le pratiche di separazione. E allora, come si fa? Facciamo così. Piero, ottimamente! Non muovetevi! Un'ottima idea. Mi pare un'ottima idea. Se vogliono capire, capiranno. Sembra una tremenda fatalità. Io in meno di un mese mi sono visto sparire tre amici. Tutti pressappoco della nostra età. Anche quel povero Paolo. Paolo chi? Paolo De Magistris. È morto stanotte, non lo sa. Pembe, gli è venuto un colpo. Ma no! Glielo garantisco. Ma se l'ho visto ieri sera stava benissimo. Beh, la sincope è così. Ah, povero Paolo! Eravamo come fratelli! Marco, Marco, non ti far vedere piangere per un altro della signora Teresa, non mi pare delicato! Ma non posso trattenermi! Ma sforzati, eccolo, Marco! Lei gli voleva molto bene, vero? E come? Si conoscevano appena, ma Marco è così. Ad un tratto gli è venuto in mente di una volta che incontrò il povero Piero e subito si è messo a piangere. Però, povero Ponzi, perdere due amici nel giro di pochi giorni. Guardi che lui non piange per Piero, piange per Paolo. Paolo De Magistris che è morto stanotte. Ma com'è stato? È andato a letto come tutte le sere in perfetta salute. E dopo tre ore era morto. Spaventoso. Ma no, no, era malato da due mesi. Mi scusi, ma si parlava di Paolo De Magistris che è morto stanotte. Povero Paolo! Ma lei è un'amica del povero Piero? Sono la cugina di Teresa, signora. Ponzi è commovente. Non me lo sarei mai aspettato. Guarda, Teresa, che il signor Ponzi non sta piangendo per il povero Piero, piange per Paolo De Magistris, che è morto anche lui stanotte. Ah, potevi dirmelo che tuo marito piangeva per un altro. Ma è stato per un riguardo al vostro dolore. Ma non capisco perché venga qui a piangere un altro. Poteva fare a meno di venire, nessuno l'ha invitato. No, Teresa, lui è venuto qui per Piero, poi ha saputo anche della morte di Paolo e adesso piange per tutte e due. Non è vero, per mio marito non ha pianto. Lascia perdere, un'ora che qui non ha versato neanche una lacrima. Ma signora! Comunque... Ma d'altra parte, tuo marito non è costretto a piangere per mio marito. Volevo solo mettere le cose in chiaro. Comunque, Teresa, io piangevo per tutte e due, eh? Del resto, guarda, adesso non piango più. Ah, ma tu sei padrona, naturalmente, di piangere per chi vuoi e quanto vuoi. E io non ho nessun diritto di impedirtelo. Soltanto pensavo che a casa mia... da pochi giorni di distanza dalla morte del mio povero marito. Si potrebbe ben piangere per lui e non per altri. Ma forse era più amico di De Magistris che del povero Piero. Ho già visto! Anche lei piange per De
De Magistris. Oh, Teresa, non deve pensare che... Lasci perdere, anche lei è mezz'ora che qui non ha versato neanche una lacrima. Ah, ma avevo già pianto per Piero 2 giorni fa, a casa. Ma vada, vada. Oh, Teresa, è davvero mi fa piangere a dirmi queste cose. Adesso smetto di piangere proprio perché lei non debba credere che piango per altri. Ah, ma pianga, pianga pure. D'altra parte il mio dolore è tale che nessuno può aggiungermi o togliermi niente. No, no, guardi, ognuno pianga per conto proprio. Non mescoliamo le lacrime. In fondo mia cugina non ha tutti i torti. Venite a fare una visita di condoglianze e vi mettete a piangere per un altro. Povero Piero. Scusi, scusi, lei piange per Piero o per De Magistris? Per Piero, De Magistris non lo conoscevo. Oh, si è lodato il cielo, Teresa, c'è qualcuno che piange per il povero Piero. Lei è l'unica persona sincera. Povero Paolo! Sì, sì, povero Paolo, povero Paolo. Ma non si chiamava Piero? Sì, ma lui ha l'idea di un altro. E basta! E perché piange Paolo se è morto Piero? E perché è morto anche Paolo? Ma chi è questo Paolo? Beh, è una storia lunga, torni da Teresa. Non ci capisco niente. Signora, le porgo le mie condoglianze più vive. Sento che un nuovo lutto si è abbattuto sulla tua casa. Non si è abbattuto nessun nuovo lutto! Già abbastanza grande quello che mi ha colpito. Ma questi signori con una delicatezza veramente esemplare... Vabbè, lasciami dire! Con una delicatezza veramente esemplare sono venuti qui, in casa mia, a piangere un altro. È una cosa indegna, è la prima volta in vita mia che sento un fatto simile. Ma no, signora, a me non siamo venuti a piangere per un altro. Si tratta di una tremenda coincidenza che accomuna nel nostro pianto entrambi i defunti. Io rispetto il dolore altrui, ma qui si piange Piero e non Paolo. Ma perdoni, signora, ma noi eravamo già qui quando si è saputa la notizia e non abbiamo potuto trattenere il nostro dolore. Certi sfoghi del cuore non si possono rimandare ad ora stabilita. Ma questo le assicuro che non diminuisce il sincero dolore che tutti noi proviamo per la fine del povero Pino. Ponzio, Piero! Pondo! Piero! Vedi, Teresa, malgrado la nuova disgrazia, siamo rimasti tutti qui. E questo ti dimostra che... Andate, andate pure se volete. No, andandocene, noi confermeremmo quello che lei ha potuto pensare in un momento di nervosismo più che giustificato, d'altronde. E invece ci stringiamo tutti intorno a lei. Piangendo un altro, grazie. La ringrazio proprio, povero Piero, sempre sfortunato. E non smetta di piangere lei, buffone! Ma le assicuro che piango per Piero! Ma vada, vada! Parola d'onore! Purtroppo mi è impossibile dimostrarglielo, ma la prego di credermi! Ormai non credo più a nessuno! Anzi, se questo può farle piacere, le dirò che della morte di questo De Magistris non me ne importa niente! Ma su, via, non esageri! No, no, quel che è giusto, le ripeto, il decesso di questo signore mi lascia del tutto indifferente. Signora, la prego di constatare che io non piango, guardi. Lei è l'unica persona sincera. Ecco, adesso la smetto di piangere anch'io, per evitare equivoci. Oh, ma se per questo non si preoccupi, faccia il suo comodo, pianga pure. Ormai mi si sono talmente confuse le idee che non so neppure per chi dovrei piangere. Il marito della signora era Piero o Paolo? Era Piero. Ma se lei vuole piangere per Paolo, ormai faccia pure come crede, tanto. No, no, preferisco non piangere per nessuno. Pro bono pacis. Ma, signora, a nome di tutti desidero spiegarle che... La ringrazio, ma si risparmi delle pietose bugie. Sì, siete dei buffoni. Povero Piero. Ma lasci che... E lei stia zitto. Ma lo lasci e lei la finisca, ma è possibile tutto questo? Ma non c'è stata alcuna mancanza di riguardo verso il vostro dolore. Tutto è avvenuto perché il signor Antonio ci ha rivelato la dolorosa notizia. Ah, è stato l'amico Antonio. No. Grazie, la ringrazio proprio. No, ma io che colpa ho? Già l'ho sempre conosciuto come un chiacchierone pettegolo maligno. Si vergogni. Ma signori, ma io... Vieni qui a portar via le lacrime, mio povero marito. Ma no, signora. È santo cielo, io non ho mai visto una cosa del genere. Io capisco il suo dolore, capisco il suo risentimento persino. Ma le assicuro che da parte nostra non vi è alcun malanimo nei confronti del povero Pino. Piero! Piero, al quale tutti noi eravamo tanto affezionati.
Ma ciò non toglie che ha saputo della morte di Paolo De Magistris. Io resto in fischio di De Magistris. Anch'io, perché non l'ha conosciuto. E lo sappiamo tutti chi era De Magistris. Non c'è da far paragoni con quella bell'anima del povero Piero. Devo vedere che a 2 giorni dalla morte di Piero dei conoscenti vengono qui e con suprema irrisione del dolore di Teresa si mettono a piangere un altro. Mentre il corpo del povero Piero, direi, è quasi ancora caldo. Ah, ma lo capisco, ma quello di Paolo è più caldo. Come? Tutto è successo perché la fine del povero Paolo è stata così repentina. Stava benissimo. Racconti. Ora basta! Qui bisogna piangere Paolo e non Piero! Guardi che si sbaglia, qui si piange Piero. Mi fanno confondere coi nomi. Il marito della signora era Piero, vero? Sì, era Piero. Ma se lei vuole piangere per Paolo, come le ho già detto prima, ormai faccia pure come crede. Ma neanche per sogno. Chi vuol piangere De Magistris fuori da questa casa? Pronto? È il signor Paolo De Magistris. De Magistris! Sì, certo. Riferirò le sue condoglianze alla signora Teresa e a tutti i suoi cari. Grazie, arrivederci. Ma che ci ha detto lei che gli era venuto un accidente De Magistris? A me l'aveva detto la fidanzata. Ma avrà scherzato. Ma sono scherzi da cretini però. Ma non aveva l'aria di scherzare. Ma piangeva persino. Faceva fatica a parlare per il dolore, ma mi pare possibile che scherzasse. Beh, su questo concordo. La signorina Lola è una persona serissima. E del resto, sentiamo subito. Signorina Lola, permette una parola. Ma perché mi ha detto che De Magistris era morto? Sì, lei. È dal dentista. Mentre io uscivo e lei entrava, che le ho domandato dove fosse De Magistris, che di solito veniva con lei per una cura. E lei ha alzato gli occhi al cielo e gemendo ha detto, ha finito di soffrire. Ah, perché si era levato il dente! Ah, ho capito, ma mi scusi, ma perché alzava gli occhi al cielo e gemeva con quell'espressione di dolore? Ah, perché le faceva male il suo di dente. Ah, ho capito, ma mi scusi, ma lei ha anche detto ora sta meglio di noi. Ah, ho capito, perché lui si era già levato il dente mentre noi lo dovevamo ancora togliere. Ah, ho capito. Grazie. La saluto, grazie. E scusate, chi poteva immaginarlo, mi sento dire. Ah, ora sta meglio di noi, ha finito di soffrire. Ho pensato fosse morto. Oh, che granchio! Marco, non ti far vedere ridere. Ma in questa casa non si può né ridere né piangere. Un contegno ignobile. Che non hanno saputo che De Magistris è vivo, eccoli là, tutti allegri e ridenti. Scusate, non ho ancora capito bene. Quel signore che ha telefonato prima, era Piero o Paolo? No! Ma dal diavolo, Piero!